mi aggiungo subito e facciamo un in bocca al lupo grande al mister che ammiro, che sono cresciuto col suo Foggia e quindi che ammiravo a giocare a calcio benissimo, e poi col Pescara dove lui ha fatto benissimo, ha insegnato calcio, quindi gli facciamo un grande in bocca al lupo e speriamo presto di ritrovarlo in panchina, perché al di là di tutto il calcio è uno sport, ma poi queste cose qui vengono molto prima del gioco, ecco. Le chiedo subito, facendoli complimenti per quanto visto in campo, se questo secondo lei è il Pescara di Zeman. Ma parlare degli avversari per me è sempre difficile. Io stimo il Pescara e stimo il Pescara di Zeman e del presidente Sebastiani, quindi io non posso dare giudizi su di loro. Io posso dire che noi abbiamo fatto una grandissima partita. Vinta come? Qual è stata la chiave? La chiave è stata Blu Mamona sull'esterno, sì, che sapevamo che li poteva mettere in difficoltà a campo aperto e nell'uno contro uno, e poi Pucciarelli e Carson che dovevano Manuele legare il gioco e Carson attaccare la profondità. E poi non dimentichiamo le prestazioni di Paola, di Iervolino, di tutta la squadra, perché Paola ha giganteggiato. Sì, sì, perché poi per vincere una partita così con margine, creando tanto, creando anche più dei 4 gol, bisogna giocare benissimo, perché sennò col Pescara tu non vinci così. All'andata c'era venuta fuori la frase, non so se si ricorda, per lo spettacolo si va dal circo. Forse ha sbagliato, perché per lo spettacolo si va dalla gara di ritorno, doveva dire. Eh sì, è vero, perché all'andata oggettivamente ci eravamo difesi molto, non eravamo cresciuti così bene, non giocavamo così bene a calcio, avevamo fatto una partita di sofferenza, e quindi dissi quella frase di oggi, e credo che le persone che sono venute alla partita si siano anche divertite a vedere calcio, che poi è la cosa più importante, perché poi io dico che viviamo per una proprietà transitiva di vedere le persone felici, e i nostri tifosi oggi lo erano, perché al di là del risultato, che è fondamentale, però hanno visto giocare bene a calcio, questo credo sia altrettanto importante, ecco. Io le faccio un'ultima considerazione prima della domanda da studio, sia sincero mister, lei ha visto il Pescara di Gubbio con il centrocampo molto simile, ha trovato vita facile per trovare le contromisure? Sorride, eh? No, ma le partite le prepariamo, le immaginiamo, poi tante volte non vengono come ci aspettiamo. Noi sapevamo che loro attaccano molto e attaccano bene, però chiaramente quando tu attacchi molto scopri anche molto spazio, e noi siamo stati bravi tecnicamente ad andare a attaccare quegli spazi lì, perché poi questo ha fatto la differenza in maniera molto pragmatica. Ha studiato quello che ha fatto il Gubbio. Sì. Studio per il tecnico della Vis Pesaro. Beh, ha sfruttato la mancanza di preventive, come dicono i tecnici moderni. Buonasera banchieri, la domanda da parte di Gianluca Colonnello. Buonasera mister. Innanzitutto buonasera, complimenti per la vittoria. Volevo chiederle, grazie molto. Sì, volevo chiederle come sono andato a vedere che l'ultima vittoria penso in casa ad ottobre, che spiegazione dà a questo lungo periodo di non vittoria? Do spiegazione che tante altre volte avremmo potuto vincere e tante volte ci è sfuggita la vittoria per qualche dettaglio, anche mercoledì con l'Ancona, dove se fossimo stati un pochino più attenti avremmo vinto anche con l'Ancona, e quindi nel calcio poi gli episodi caratterizzano le partite in un campionato così difficile dove c'è molto equilibrio, e quindi non c'era riuscito, però poi eravamo andati a vincere tante delle volte fuori casa, e nelle ultime 22 partite credo che abbiamo fatto 20 risultati positivi, quindi questo ci dà gusto per una squadra come la nostra, che è una squadra che deve mantenere la categoria, deve valorizzare i calciatori che ha, e lo stiamo facendo fino adesso, ritengo bene, anche se dico davvero che festeggeremo un'oretta e poi ci dobbiamo preparare alla partita che viene, perché poi il calcio dice questo. Se non ricordo male, nelle ultime 21 avete perso solo con Cesena, Torres e Gubbio. Sì, le ultime 22, sì, adesso. Sì, vuol dire che se abbiamo perso solo con queste tre squadre è perché siamo cresciuti tanto, ragionando che all'inizio invece praticamente le abbiamo perse quasi tutte, e quindi vuol dire che allenarsi bene, credere in ciò che si fa, essere organizzati e avere idee nel calcio conta, quindi i ragazzi sono stati bravissimi e noi dobbiamo continuare in questa maniera qua.